Fischi, tanti fischi alla fine di un incontro senza emozioni, una partita che ha solo offerto un po' di speranze di salvezza per la Reggiana, scesa all'Olimpico in formazione d'emergenza. Mentre per la Roma di Mazzoni il calvario continua. Sì, perché i giallorossi, pur dimostrando volontà, non hanno saputo esprimersi su livelli sufficienti. Il male della Roma è certamente l'incapacità di organizzare il proprio gioco quando deve disimpegnarsi sugli spazi stretti, quando ha l'obbligo di attaccare, di imporre la propria personalità. Allora a centrocampo si è notata l'assenza di un uomo d'esperienza, capace di illuminare il gioco. Intanto Rizzitelli è cupo in volto. E Mazzone sarà saltato dalla panchina al 17esimo, quando in velocità la Reggiana si è resa pericolosa. Uno scambio tra Esposito e Sartor procura i brividi ai giallorossi. Poi è l'arbitro a fermare l'azione, fuori gioco. Le immagini dicono di no. Così la Roma entra in crisi. Non riesce neppure a sfruttare a dovere le fasce laterali, anche se Esler propone continui cross, ma senza mai affondare in area di rigore. Oggi nessuno ci ha provato con determinazione. In avvio Mazzone propone Totti e Balbo in attacco, ma i giallorossi non riescono a concretizzare. Soltanto sul finire del primo tempo, Balbo, su suggerimento di Esler, sciupa così una buona occasione. E nella ripresa ecco il cambio, Totti lascia il campo per Rizzitelli. Intanto è Capioli che si mette in luce così. Tuttavia la Reggiana continua ad essere cauta ma attenta in difesa, e la Roma è la solita. Conquista terreno senza mai o quasi essere pericolosa, mentre un brivido lo procura proprio la Reggiana su di una punizione quasi innocua. Rizzitelli cerca comunque di rendersi utile, ma Balbo è in ritardo. Il modello di gioco della Roma non cambia. È sempre Esler a vivacizzare la manovra e Balbo a tentare la conclusione con Taffarel sempre attento. È comunque un esercizio accademico, perché i giallorossi non cercano la combinazione per entrare in area di rigore. Così Balbo prova ancora dal limite. Poi l'ultima emozione con Hesler, Balbo e Rizzitelli in azione. Ma c'è Matteut molto lucido. Negli spogliatoi i due allenatori, Marchioro e Mazzone. Nella condizione in cui eravamo, dire un punto prima della partita voleva dire toccare il cielo con un dito. Quella che doveva essere una stagione piena di piacere, soddisfazione, sta diventando sicuramente una stagione di grande sofferenza. Questa Roma è davvero in condizioni pietose oppure no, secondo lei? Ma che dire, naturalmente, certo che ecco, si apprezzano di più certi giocatori mancanti. È sempre così, no? Ci sono dei giocatori ritenuti importanti che magari vengono fischiati e criticati, poi quando mancano loro il confronto nasce molto fisiologicamente.